La Slovenia? rientra in questa tipologia qui? Allora, la Slovenia tassa worldwide. La Slovenia, sì, scusami, pensavo alla Slovacchia, mi sono confuso. Sì, assolutamente sì. La Slovenia, così come l'Ungheria, e anche qui abbiamo casi concreti, è interessante soprattutto per chi può sfruttare l'equivalente del nostro forfettario, no? Quindi per gli imprenditori individuali, perché in realtà, vengo subito da te, perché in realtà per redditi fino a 100K tu riesci 100.000 euro, hai una tassazione overall personale e social security, quindi la nostra INPS, di circa il 10%. Però a livello di corporate direi che c'è di meglio, ok? Ma anche però hai fatto bene, che qui parliamo esattamente a livello personale. Quindi oggi, adesso parliamo di personale, dopo arriviamo alle società offshore. Dimmi tutto. Io so che anche la Serbia, per esempio, ha un 15% di Sì. tassazione flat, Sì, no? non le abbiamo Corporate. messe tutte perché insomma non c'entravano nella slide e poi se ci soffermiamo su tutte non riesco a farvi vedere le cose più carine, tipo come non pagare le tasse per il resto della vita. Però che penso che ti interessa di più. Però no, vabbè, faccio quello che posso, insomma, cerco di unire le mie capacità professionali a un po' di cabaret per non farvi annoiare. Quindi Andorra sul tetto del mondo. Isola di Man la vediamo dopo, è ottima per chi per esempio fa un Amazon FBA. La Svizzera, no, andiamo un attimo sull'Estonia che è più semplice. L'Estonia è tanta roba. L'Estonia è oggi nella classifica dei sistemi fiscali di tutto il mondo classificata come numero uno, è la prima sotto un profilo di competitività e non lo dico io chiaramente, c'è una fondazione che si chiama Tax Foundation che si rompono i coglioni tutti gli anni ad analizzare i sistemi fiscali, lo fanno per noi e noi li ringraziamo e l'Estonia oggi è la numero uno in termini di competitività e in termini di neutralità. Che cosa vuol dire competitività? Che banalmente hanno i tax rate tra i più bassi, non solo d'Europa, ma direi anche del mondo, e in termini di neutralità non discriminano, quindi non ci sono particolari agevolazioni per particolari categorie di contribuenti. Per esempio, alle Isole Canarie c'è il 4% per chi rientra nella ZEC, queste sono considerate come discriminazioni, anche se positive, ma vengono considerate come discriminazioni. L'Europa, l'Estonia non lo fa. E quindi overall è uno dei, anzi è il primo sistema fiscale, quindi lo consiglio però chiaramente soprattutto a chi ha business digitale, a chi fa business online e a chi ha rapporti di consulenza come per esempio io B2B in Italia, quindi se sei un consulente, se sei un medico, perché no, puoi pensare di prendere in considerazione di aprire una società in Estonia, di prendere la residenza personale prima e in realtà anche la società, perché? Perché l'Estonia è una cosa che si chiama tax deferral, cioè loro incassano, incassano, incassano e non ti tassano, la società non viene tassata, fino a che non distribuisci il dividendo. Forse molti di voi già lo sapranno. Quindi soltanto posso tenere il dividendo, comunque l'utile immobilizzato nella società per tutta la vita e non verrò mai tassato. Quindi, per esempio, se sto pensando di partire con una startup, se sto pensando di reinvestire l'utile, se non ho bisogno di quei soldi per campare, e posso aspettare per la distribuzione del dividendo, io verrò tassato molto più in là nel tempo. Quando distribuisco quel dividendo a me, persona fisica che vivo in Estonia, non lo tasso una seconda volta. Questa è una cosa che chiaramente lo sapete, in Italia non avviene. Quando mi distribuisco il dividendo in Italia, lo tasso secco al 26% dal 1 gennaio 2019. Ed è il motivo per cui ultimamente va di moda, no, la storia delle holding, no, ma tu mettiti una holding tra te e Gesù Bambino che sta all'estero, perché così. Ci torniamo su questo punto di vista perché è importante, perché, come dire, il principio è che non basta mettere una holding per evitare l'estroversizione, non basta mettere una holding tra me in Italia e il resto del mondo per risolvere tutti i miei problemi. È una metodologia che si può prendere in considerazione, non si nega niente a nessuno, però va fatto, diciamo, con intelligenza e non perché qualcuno me l'ha scritto su un blog o me l'ha consigliato in un video, esattamente tra l'altro quello che faccio io. Quindi, cioè, come, no? Come tipo di marketing. Questa qua sembra una società di comodo, giusto? Esattamente, rientra, se tu fai una cosa del genere, a seconda di come la gestisci, approfondiamo 2 minuti a questo punto, rischi che venga qualificata come una società di comodo. Cioè, non è che tu ti apri una società in Serbia che magari non ha sostanza economica, perché tassi poco o niente, ti distribuisci il dividendo sulla holding italiana, lo tassi all'1,2% perché in Italia c'è la PEX, dopo ci torniamo sulle holding, comunque lo tassi poco o niente, rispetto che tassarlo il 26%, no? In maniera diretta, però non è che quella holding
esattamente il tuo giocattolino, non è che puoi farci esattamente quello che vuoi, a meno che chiaramente non sei un ROM, non hai niente intestato, non te ne frega un cazzo, ma è un altro discorso. Cioè, tendenzialmente, se hai qualcosa da proteggere, forse anche il motorino, te lo sconsiglierei, ok? Quindi, perdonate, invece è molto interessante, soprattutto per noi, anche con la mano da dietro, che siamo a Milano, la Svizzera sicuramente è una delle più interessanti, perché nel corso degli anni è stata abusata, ma direi alla grande. Tant'è che quando ho cominciato io a lavorare 15 anni fa, io vi direi che il 50% dei milanesi arrivano alla doppia residenza fiscale, qualcuno ce l'ha ancora. Tendenzialmente ne avevano una soltanto a Lugano, o comunque nel Canton Ticino. Perché? Vi racconto questo aneddoto. Mi chiama un cliente, 3 anni fa, quando si sono inaspriti i problemi dei conti correnti svizzeri, è caduto il segreto bancario, è crollato un mito, insomma, quindi i fiscalisti si sono trovati, soprattutto quelli di Milano, si sono trovati persi, c'è stato il problema della voluntary disclosure, per cui tutti quanti hanno dovuto dichiarare quello che avevano nascosto all'estero, i denti d'oro, eccetera, eccetera. Mi chiama il cliente, una persona d'alto per benissimo, tra l'altro lavoratore dipendente, quindi anche volendo non avrebbe potuto evadere niente, ma parliamo di residenza fiscale. Lui è un dirigente di una società farmaceutica con sede a Ginevra, a Zurigo, non ricordo, per la Ginevra. E mi chiama e dice, non era cliente ancora mio in quel momento quando mi chiama, dice, dottore, io ho letto il suo blog e obiettivamente sono molto preoccupato. Io devo dire, ringrazio Valerio del marketing perché obiettivamente è molto efficace, quindi grazie mille. Lui è molto spaventato, giustamente perché? Perché ha la moglie in Italia, quindi lui lavorava allegramente in Svizzera da 5 anni, aveva il permesso B, se non sbaglio, che è quello che dura 5 anni, aveva il permesso B, vedi se riesce, e era molto spaventato perché la Svizzera non gli voleva rinnovare il permesso di soggiorno, perché aveva la moglie in Italia. Il punto qual è? È che non è stata l'Italia andare a dire guarda, sei fiscalmente residente in Italia, l'ha fatto direttamente la Svizzera, che è una cosa che cioè, proprio non qualche anno fa sarebbe stato impensabile. È come se tu vieni a casa mia, mi porti dei soldi e io ti dico no, non puoi entrare, i tuoi soldi mi fanno schifo. È una cosa che la Svizzera non ha mai fatto nel corso di 50 anni di neutralità. E a causa invece del crollo del segreto bancario e tutto il casino dello scambio di informazioni finanziarie, la Svizzera ha cominciato a controllare su a sponte i residenti fiscali italiani per capire se fossero genuini oppure se fosse il classico trasferimento di residenza fittizio, che per carità, come dire, ha funzionato per 50 anni, purtroppo quando sono entrato io sul mercato non funzionava più e quindi abbiamo dovuto inventarci qualche altra cosa. Quindi per farvi capire che addirittura c'è una collaborazione dall'altro lato, non devo preoccuparmi neanche più solo dell'Italia che mi fa l'accertamento, ma anche se quel paese dove mi sono trasferito fa degli accertamenti oppure no. Ultimamente abbiamo avuto un problema con un cliente che si era trasferito in Bulgaria, ha incorporato anche una società in Bulgaria, e la banca non gli voleva aprire il conto corrente finché non gli dava un certificato di residenza fiscale bulgaro. E l'agenzia delle entrate bulgaro gli ha detto, dimostrami che sei stato in Bulgaria per più di 183 giorni. Voglio la Bulgaria. Cioè, capite, no? Quello che voglio dire. Cioè, non si è mai visto. Allora, scusatemi, mi permetta, sono dei francesismi, non me ne vogliano le persone per bene in sala, non che non siano tutte per bene, ma non mi perdo da solo. Quindi il punto qual è? Facciamo molta attenzione, no? Quindi non agiamo in autonomia, non andiamo a fare cerchiamo perlomeno di informarci con un consulente locale se è vero che quello che abbiamo letto su internet, cioè che se è resto più di 183 giorni, vi danno il permesso.